Ok, cominciamo a muovere queste gambe e a far pompare il sangue, ragazze. State andando alla grande. Manteniamo il battito. Mancano solo 30 minuti. Volete vedere i risultati, sì o no? Oddio, sono già esausta. Non si accorgerà che mi sono fermata. Lily, qual è la regola sulle gomme? Mi sa che mi sta guardando. Dopo potrai riaverla. E adesso sciogliamo quei fianchi. Wow. Devo essere velocissima. Meno male che ho delle scorte. Quanto brucia. Adesso faccio un palloncino. È la mia palla per gli esercizi. Tu stai architettando qualcosa, ragazza. Idea geniale, Lily. E 1, 2, 3! Che belli questi video! Salve, come va? Oh no, ho versato il caffè! E mi scusi, mi serve il suo aiuto! Scusi, se pulisse gliene sarei molto grata. Pulire? Ok. Lo strofinerò via col piede. Così dovrebbe andare. Lo sapevo, ha funzionato. Sul serio? Sembra che ci sia qualcuno. È la mia amica! Ciao, sono io e guarda che ti ho portato. Ehi, togli quel coso dalla mia faccia. Avanti, non lo farei mai, non vedi? Sono dei dolci. Wow, che spettacolo, sei un genio! Che buono! Oh, la mia schiena, mi fa male tutto! Posso aiutarla? Sono qui per un amico. Oh, la gravidanza è uno strazio. Sei incinta! Pensavo fossi grassa! Non manca molto. Posso ascoltare il bambino? Wow, starà facendo le capriole lì. Sì, e comunque io devo andare. Oh, ma certo. E tu chi sei? Ciao, sono così felice di vederti. Sono io, sono travestito. Oh, ma certo, adesso capisco. Ho una sorpresa per te. Ta-da! Ma dai, fighissimo! Ce ne sono ancora. Ma quanto sei carino, mio piccolo scanner. Ah, che sta succedendo laggiù? Veloce, fa finta di nulla. Qualcosa non va. Oh, oh! Che succede? Lui, intendo, lei sta andando in travaglio. Il bambino sta arrivando. Non preoccuparti, ci penso io. Sono un medico qualificato, tiriamo fuori quel bambino. Questa non me l'aspettavo. Ok, respira normalmente, proprio così. Che facciamo? Non lo so, non guardare me, far finta di partorire. Va bene. Oh, penso di sentire il bambino! Penso di vedere la... Oh, pensavo ci fosse un bambino! È una bambina, si chiama Dolce e devo andare, ciao! Ciao piccola, che bel nome! Fermo! Niente cibo qui! Chissà quanto ci metto a mangiarle! Oh, forse non riuscirò a passare! Ma magari loro possono aiutarmi! Quel coso di sicuro sì. Ho un piano. Preso. No, posso spiegare. Non è nemmeno mio, vede. Oh. Sembra una normale palette di trucchi, vero? Beh, non per molto. Con questo toglierò tutto l'ombretto. E una volta tolti tutti, li sostituirò con dei dolci. Toglierò l'involucro e li schiaccerò così. Adesso ci stanno benissimo. Ma guarda che buoni! Che spettacolo! Non c'è niente da vedere qui? Fermati! Che cos'è quello? Dell'ombretto, vedi? Liscio come l'olio! Che mi dite, festaioli? Volete qualcosa di dolce? Ehi, uno alla volta! Il resto è per me! Sofia, ho portato i nostri dolcetti preferiti.
Essere la tua compagna di banco ha dei vantaggi. Devo togliere le mie cose. Spero che oggi non sia troppo noioso. Mi serve qualcosina di zuccherato. Grazie, amica. Questi involucri sono difficili da aprire. E dai! È come se ci fosse un lucchetto. E poi la Pangea si è spaccata. Sul serio? Ma non seguite alcuna regola? Oddio, fa come se niente fosse. Fa finta di ascoltare. Ma che cosa sta succedendo? Dolci, eh? Non può prendermelo. Giuro che mi si è fermato il cuore. Ma dov'ero? Gli adulti sono così ingiusti. Questo burro cacao assomiglia al mio dolcetto. Sono della stessa grandezza. Fammi vedere. Prima apri il burro cacao. Usa un cucchiaio per tirare fuori il prodotto. E una volta vuoto, mettici dentro il dolcetto. Nascosto perfettamente, no? Perché non ci ho pensato io? Wow! Ma è geniale! Oh, che buono! Hai salvato la giornata! Insomma, stavo dicendo... È l'ora della ricreazione! Ah! Che ipocrita! Fermati! Alla festa niente cibo o bevande! Oh no, ha mandato via quel tipo perché aveva del cibo! Come farò con le mie caramelle? Ne ho bisogno! Le mangio subito! Che buone! Oh, posso nasconderne alcune qui! Su per le maniche e nei calzini! Ok, dovrebbe andare! Fammi vedere! Hai cibo o bevande addosso? Mi prendi in giro, posso vedere le tue caramelle, ragazzina. Caramelle, solo parte dell'outfit. Avanti, va via! Oh, perché non mi ha creduto? Ehi, aspetta. Forse può tornarmi utile. Comincio tagliando proprio qui. Ecco. E adesso posso cominciare a smontarla. Addio, fiori. Eccoci, questo era l'ultimo. Adesso ho solo lo spago. Lo stendo in modo che sia lungo e dritto. E ovviamente adesso è il momento di aggiungere delle strisce di caramelle. Le allineo lungo lo spago in questo modo. Posso continuare per tutta la lunghezza. Guarda quante caramelle, che delizia! Le capovolgiamo sotto. Dovrebbero essere come dei nastri più o meno appesi allo spago. Aggiungiamone ancora di più, che buone! E poi ovviamente devo mettere i fiori, giusto? Così è più credibile, poi sono anche carini. Ok, penso che vada bene adesso, fammi controllare. Sì, si è trasformata in una gonna davvero carina, sono così intelligente. Ehi, posso andare alla festa adesso? Eri la ragazza di prima. Lascia che dia un'occhiata più da vicino. Bene, stai benissimo. Ma prima un limbo! Vai sotto, puoi farcela. Sì, è stato divertente. Oh mio Dio, è stato così difficile. Mi serve qualche caramella per riprendermi. Non se lo aspetta proprio. Deliziosa. E adesso ho abbastanza energia per ballare tutta notte. Festa, festa, festa. Avete fame? Dovete nutrirvi. Sul serio? Non riuscirò di certo a prenderlo. Kevin non ci crederà mai. Il cibo dell'ospedale. Oh, chi è? È Nina. Cosa? Sto arrivando? Non dirò niente se lei non dice niente. Bel tentativo. Fa niente. Oh, devo portare tutto a Nina. Ho un'idea. Se non lo vede non può arrabbiarsi. Pensi che io sia stupida, vero? Beh, ci ho provato. Aspetta, devo solo avere l'aspetto giusto. È come se fosse Halloween. Spero che questo sia pulito, sì. Oh, sembra della mia taglia. Che classe, vero? Dottoressa, quest'organo si sta surriscaldando.
Consegna speciale! Dottoressa, non mi servono organi! Ciao, sono io! Mi riconosci? Sono Kevin! Kevin! Non è stato facile, ma ti ho portato qualcosa. È bello avere buoni amici, vero? Questo è molto meglio del cibo dell'ospedale. Oh, cioccolata? No? Va bene. Più per noi, allora. Ma io adoro la cioccolata. Mamma, com'è buona! Finalmente tutta sola. E questa è fondamentale. Ah, sta per finire. Dovrò ordinarne dell'altra. Ehi, mi serve una consegna speciale di carta igienica nella cella 4. Fatto, nessun problema, è in arrivo. Adesso devo solo avere la sua attenzione. Perfetto, colpito e affondato. Un rotolo di carta igienica vuoto. Mi aiuti o no? Devo pulirmi. Oh, ma che schifo! Ehi, serve della carta igienica nella cella 4. Presto, sento l'odore da qui. Qualcuno ha ordinato carta igienica? Prendi. Grazie, è quella che preferisco. Questa è la migliore carta igienica di sempre. Me ne serve ancora. Aspetta. Oh, non avrei dovuto mangiare tutto quel curry. Oh no, è finita, aiuto! Tieni, prendi questa. Grazie, mi hai salvata. Stavo per perdere l'aereo. Non ho più fiato, mi serve qualcosa da bere. Oh, ma quello lì ha una soda? Ma che si crede di essere? Signore, non può portarla a bordo? Scusi, la finirò qui. Oh? Ma che sta scrivendo? Scusi, sta invadendo il mio spazio. Mi devo disinfettare adesso. Sì, tenga per sé i suoi germi. Ehi, mi è venuta un'idea! Devo soltanto prendere un flacone da viaggio così. Ci verserò dentro la Sprite. Devo fare attenzione a non farla cadere. Perfetto, è così trasparente che non sembra soda. Soprattutto con l'etichetta. E adesso sono pronto per imbarcarmi. Mi scusi per prima, sono pronto a salire. Ecco biglietto e passaporto. Aspetti, che cos'hai in tasca? Oh, questo non è niente. È disinfettante, vedi? Bisogna tenere a bada quei germi. Va bene, sembra tutto ok. Oh no, la carta si è appiccicata per la Sprite! Nessuno deve accorgersene. Oh, ce l'ho fatta. Devo togliere questa roba dalle mani. E adesso uno spruzzo di Sprite. Buongiorno. Inspirate ed espirate. Congiungete i palmi e piegatevi in avanti. Di nuovo. Oh! Oh? Ah, non di nuovo. Che imbarazzo. Scusate il ritardo. Oddio, quasi non mi prendeva. E ancora. Così dovrei farcela. Che cos'è questo rumore? Srotolo il materassino qui. E ci sono. Ma prima, un po' di snack. Ops, il lato sbagliato. Braccia in fuori. Congiungete i palmi. Ah? È lei quando è arrivata. Non ci credo, non se n'è accorta. È il mio momento. Ne prendo uno adesso che sono giù. Veloce! Un piccolo morsetto qui. Oh. E allungate le braccia. Oh, accidenti, ho così tanta fame, ma sono in punizione. Sono arrivata in ritardo e adesso subisco le conseguenze. Adesso basta, devo mangiare qualcosa. Ho questo pacchetto di biscotti, deve esserci almeno un biscotto rimasto. Le briciole andranno bene, su, andiamo, tutte nella mia bocca. Aspetta, finite, oh, mannaggia. Deve esserci qualcos'altro che posso mangiare.
Lo sapevo, sì! Mi ricordavo di avere qualcosa. Oh, sì! È esattamente ciò di cui avevo bisogno. Era ottimo, però ho ancora fame. Prof, pronto? Signor prof! Posso andare in bagno? No, sei in punizione. Ma ho fatto! Guardi quante righe ho scritto! Non sono abbastanza, continua. Non posso credere che se ne sta là seduto a guardarmi. Oh, si è distratto. Ora è la mia occasione per fare una chiamata al volo. David, sono bloccata in punizione, sto morendo di fame, mi serve il tuo aiuto. Davvero? Vedo se posso fare qualcosa. Ehi, è ora di intrufolare qualche snack. Ok, vediamo, c'è il prof seduto alla scrivania. Oh mio Dio, dai, è David! Sono qui! Ciao Madison, ci penso io, aspetta! Ok, ho questo skateboard. Attacchiamoci alcuni snack. Tutto quello che devo fare è aggiungere del nastro adesivo a questi sacchetti e attaccarli alla tavola. Poi ci aggiungo tante prelibatezze. Devo consegnarlo a Madison così non avrà più fame. Dai un'occhiata a questa meraviglia, sono un genio! Devo solo metterlo giù e spingerlo. Oh mio Dio, mi sta mandando lo skate! Ci sono! Vediamo cosa c'è. Sì, è stato bravissimo! Guarda tutti questi fantastici snack! Oh mio Dio, che buon odore! Sì, non se n'è accorto! Pronto, Mira? È mancato, di nuovo. Concentrati! Trova l'obiettivo! Ah, ma che cos'ha questo bersaglio? E adesso chi è? Una festa? Ma ti ricordi che è successo l'ultima volta? Il buttafuori non ti ha fatto entrare per via degli snack. Una vera delusione. Adesso sì che mi girano. No! Ma forse so cosa fare. Hai un bersaglio come questo? Prendi del nastro biadesivo e fissalo qui, nei quadratini. Via! E adesso fissa un verme gommoso qui. Alla fine verrà così buono! Ehi, ferma! Ok, vai pure. Ancora tu! Hai portato un gioco, eh? Sono solo freccette, vedi? Grazie, amico! Ha funzionato! Ehi, ragazzi! Volete qualche vermetto? Quelli gommosi! Figo, eh? Daccene un po', Kevin! Vedi il cartello? Niente cibo o bevande qui! Oh no, l'infermiera ha confiscato tutto! Guarda com'è cattiva! Ha portato via tutto a quella ragazza! Aspetta, ho avuto un'idea! Allora, Twix, ti intrufolerò io in ospedale! Metterò la barretta in questo tutore così. Scommetto che ce ne entrano diverse. Ok, penso che queste basteranno. Devo far finta di essere ferita e stare male. Hai con te del cibo o delle bevande? No, affatto, proprio no. Se non le dispiace, io intanto entro. Ha funzionato, sono un genio! E adesso mangiamo queste buonissime menenne. Deliziose. Non c'è nessuno? Più, 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 colpito! Il pistolero più veloce dell'Ovest. Salve, conosci Robert, il mio amico topo? E tu da dove sbuchi? Da quant'è che non ti lavi? Sei fuori di testa e devi tagliarti quella barba. Dove l'ho messo? Ah! Non preoccuparti, sono qui per aiutare. Vediamo con cosa stiamo lavorando. Bisogna togliere i baffi. Ehi, ci sono voluti anni per farli crescere. Non è per me, è per lui. Come vuoi, tesoro. È ora di togliere questo cespuglio, tesoro. No, mi rappresenta e a Robert piace, stai indietro. Non farà male, fammi fare. Ma... ehi, come sono liscio. Non ho finito, tesoro. Guarda, ho qualcosa per te. Ma ti costerà! Vuoi i soldi, giusto? È uno scambio equo! Bibita! Non preoccuparti, Robert, condividiamo! Chiamami quando hai fatto, ok? Ehi, firmati!
devo controllarti la borsa. Ah, come pensavo. Niente cibo o bevande, capito? Puoi tenerli tu finché non finisce. A dopo. I giovani. Stupide regole. Beh, terrò tutto io, immagino. Sta ancora guardando? Non sembra neanche sveglia. Sarò molto, molto silenziosa. Continui a sognare, signora. Sì, ce l'ho fatta. Oh. Un medico! Non attirare l'attenzione su di me. Così, così, da brava. Ah, mi serve un piano B adesso. I medici sono ovunque. Almeno quella tipa è simpatica. Ma è incinta. Ed è enorme. Quasi quanto il mio sacchetto di dolci. E tra poco sembrerò incinta anche io. Devo soltanto aggiustare un po' qui. Forza, zainetto. Siamo pronti per andare. Mettiamo alla prova il pancione. Deve sembrare realistico, giusto? Oh, il terzo trimestre è il peggiore. Oh, sono un'altra paziente. Che medico sveglio. È solo Nina. Nina? Mi devi dire qualcosa? Hai un super pancione! Sì, e non sai quant'è delizioso. Avevi qualcosa sulle guance? Sì, e c'è dell'altro. Bel bambino, eh? L'ho intrufolato solo per te, ed è tutto qui. Non so come avrei fatto senza questa roba. Mangiamo! Wow, sei stupenda! Sì, salve, vorrei imbarcarmi. Oh, ma certo, mi scusi. Le ricordo che non si può bere o mangiare a bordo. Beh, queste non sono vere buste di patatine e ci somigliano soltanto. Lei mi capisce. Oh, ma... vede... è una regola. Come vuole. Le prenda se è così importante per lei. Sta andando in vacanza o a visitare qualcuno? Il suo ragazzo? Io me ne vado. Sono pronta per salire a bordo. Vediamo. Ecco, può controllare la borsa. Sembra tutto a posto. Grazie, non vedo l'ora di partire. Oh, credo che sia il mio posto. Ma è la ragazza che ha perso gli snack. Magari vorrà ritoccarsi il rossetto. Salve, le serve? Ho il mio, grazie. Ma no, guardi! Cosa, sta mangiando il rossetto? Signorina, non deve! Ma no, non è rossetto. Ho preso del cioccolato bianco e del colorante. Poi ovviamente l'ho sciolto. Una volta liquido l'ho messo da parte. Ho preso un tubetto di rossetto e con un coltello l'ho svuotato. Poi è stato semplice. Ho versato all'interno il cioccolato e l'ho riempito tutto. Poi ho rimesso il tappo. E adesso sembra un vero rossetto. Ma in realtà è commestibile. Guarda, ne ho fatti diversi. Ti piacciono? Ehi, come va? Ti va di spizzicare qualcosa? È pieno di zucchero. Preferisco le cose sane, grazie. Voglio restare in forma, insomma. Ecco perché mangio soltanto cibi sani. E bevande verdi. Dovresti provare, sai? Io? Preferisco una dieta arcobaleno. Piena di cibi gialli. Marroni. E di qualsiasi sfumatura. Poi niente batte il rosa. Ah, no. Conosci le regole, giusto? Oh, ma voglio mangiarlo. Sì, vabbè. Devo andare a lezione. Ciao. Che peccato. Vorrà dire che mi allenerò a stomaco vuoto. Però... profumata, giusto?
Aspetta un attimo. Ho un'idea. Oh sì, per nasconderlo, tira fuori lo stick dal deodorante. Sostituiscilo con lo zucchero filato così. Furba, eh? È l'odore migliore del mondo. Ed è arrivato il momento di sudare. Su, forza, continua. Solo un secondo. Mi scusi, io comincio adesso. Sì, è l'ora dello snack. Sto sudando come un maiale. Fa quello che devi. Scherzetto? Mi serve una carica di zuccheri. Ma meglio non tirare la corda. Cavolo, se brucia! Ok, sembra la giusta quantità, sì. Aspetti! Non può portare né cibo né bevande. Ha qualcosa con sé? Ferma, la controllerò subito. Non vedo niente. Perché ha quello lì? Beh, io devo andare. Oh, sei qui! Guarda che cosa mi danno, acqua. Beh, puoi avere questa se vuoi. Perché mai dovrei berla? Mi tengo l'acqua. Vedi? Io la bevo. Che schifo! Sta tranquilla, credimi. Non è quello che credi. È succo di mela. L'ho solo versato nel contenitore per la pipì. E guarda, ne ho uno anche per te. Capisco, sei così sveglia. Alla salute. Ma che buono. Ah, sono proprio dell'umore per festeggiare. Una festa? Sto arrivando. Sul serio? Altro che divertimento. A meno che non possa intrufolarlo. Un attimo. Questi tipi mi hanno dato un'idea. Oh sì. Avrei dovuto portarne due. Non sai leggere, giovanotto? Sì, vabbè. Salve, signore. Posso avere questo onore? Oh, signore, ma non deve. Molto gentile. È stato un gioco da ragazzi. E adesso posso mangiarla quando voglio. E ancora! Contento lui. Quando si parla del prima e del dopo. Ok, Brian, puoi entrare. Stai mangiando del cioccolato! Eh no, niente bevande o cibo qui. I tuoi denti ringrazieranno, su. Come se andare dal dentista non fosse già triste. Sì, sono appena arrivata. Ehi, qualcosa da mangiare? Direi proprio di no. Beh, sei fortunato. Cosa? È la cosa più geniale che abbia mai visto. Grazie. Adesso so perché sei qui. Ti sto facendo un favore, credimi. Brian, niente dolci per tutta la settimana. Kevin, tocca a te. Cioccolato caro, siamo soltanto noi due. O forse è meglio di no. Dunque, cosa renderebbe la lezione migliore? Ehi, ne vuoi? Il prof non se ne accorgerà nemmeno. Ma quanto chiacchiera! Scusate? Sta arrivando! Fa finta di niente! Ehi, prof! Per favore, non i miei dolcetti! Che rompiscatole! Tranquilla! Sofia! Non voglio rischiarmela! Sofia! Sul serio, non mi voglio mettere nei guai! Beh, più per me allora! Devo concentrarmi. Aspetta un attimo, ma perché non ci ho pensato prima?
Ho avuto una grande idea! Prendi un portapenne come questo e disegna un cerchio. Ora bisogna ritagliarlo. Metti della colla a caldo al centro del cerchio. A zigzag è meglio. Poi attaccaci le matite con la punta all'insù. Perfetto! E ora il portapenne. Una volta che le caramelle sono dentro, puoi nascondere tutto con le matite. Ecco! Vuoi prenderne una? La blu è la mia preferita! Copri tutto prima che il prof se ne accorga! Siamo proprio furbe! E ora il secondo round!